È stata una partita brutta, purtroppo, per il Torino, soprattutto per i tifosi. Il Torino, come vedete, si è presentato in formazione tipo per la prima volta. Giocava Serena, praticamente la prima volta che Serena indossa la maglia granata dopo l'infortunio a Los Angeles. Naturalmente radice preoccupato, anche perché la qualificazione a questo punto non sarà cosa facile. Qui siamo nel primo tempo ed è una delle fasi del gioco caotico col quale il Torino si è espresso, soprattutto a centrocampo, con Junior ed Ossena che davvero non hanno soddisfatto. Adesso dovremmo vedere un'azione, perché è il 27esimo minuto del primo tempo, 27 minuti per assistere alla prima mozione, questa, un cross, un colpo di testa di Serena per Schachner che si libera bene una volta tanto, tira ed è bravo Torresin a salvare. Ma il Monza, che fino a quel momento era stato in difesa, risponde subito. Risponde con un tiro dal limite di Pagliari, un tiro che termina a lato di poco. Questa è una fase emblematica dell'attacco confuso da parte del Torino, con un batti-ribatti, Schachner sbaglia la palla, Ossena non l'aggancia e così termina questa azione del Torino e termina il primo tempo su questa azione, questo calcio di punizione del Monza. Nel secondo tempo comincia bene con il Torino, con Serena che sfiora il gol in questa occasione, poi c'è Junior dalla destra che effettua un cross per la testa di Ossena, ma Catto che qualche minuto dopo si infortunerà lo anticipa Ossena. Qui ancora il Torino all'attacco, ma ormai sono fasi spente, il pubblico fischia, è stata davvero una brutta prestazione per il Torino, il pubblico numeroso si aspettava molto di più. Radice ha fatto le sostituzioni, vediamo come entrare in campo al posto di Schachner, è entrato in campo anche Esclosa, ma non è cambiata la musica. Qui c'è un'occasione addirittura per il Cesena con Danova che salva, evitando così la beffa oltretutto di una sconfitta. Ripeto, un Torino ancora che deve lavorare molto, un Torino che ovviamente, avendo provato per la prima volta formazione base, su questa deve insistere, e per i tifosi granata forse le sofferenze non sono ancora finite. Da Torino questa volta è tutto, linea ad alunni.